Benvenuti a Toxic, terza serie Oblivion. Una considerazione che secondo me va fatta, anche se è tangenzialmente connessa o non connessa alla psicologia. E che sono i soldi? Che sono i soldi che sono, non dovrebbe, ma sono anche molto connessi alla relazione affettiva, umana, comunque relazione di coppia. L'Italia è indubbiamente, e sarebbe veramente ipocrita dirlo, un paese in difficoltà socio-economica, economica e quindi socio. Ci si potrebbe chiedere anche forse che, nel senso, è economica in quanto socio. Lo è, i numeri li sanno tutti, naturalmente con l'esclusione di paesi disastrati in via di sviluppo in altri continenti, è un paese occidentale, però, che non se la passa bene, e questa condizione di difficoltà economica sta ingenerando anche delle difficoltà comunque relazionali, anche sul mondo del lavoro, al di là della relazione affettiva, cioè al di là di questa percezione di dinamica del mors tua vita mea, cioè nel senso l'importante è che io mi tengo al lavoro, poi gli altri si arrangino perché io devo campare, devo andare avanti perché altrimenti sono casini. C'è poi un'emersione di fenomeni e di soggetti vincenti, ma non per qualità umane, come dire, o valoriali o onore, eccetera, ma come dire, modelli che emergono, sono modelli legati alla ricchezza, al benessere, e spesso anche un benessere fatto senza neanche troppo sforzo, perché l'importante è nella vita, in un paese in difficoltà, in un gruppo sociale in difficoltà economiche, l'importante è sfangarla economicamente. E questa cosa qua ha dei gravi riscontri anche in ricerca, cioè è noto che i problemi economici sono qualcosa che ti tolgono il sonno, cioè quando tu hai problemi economici, il problema economico veramente devasta la giornata e la notte. Ci sono delle ricerche che hanno dimostrato che non solo il problema economico causa ansia, stress, ma diminuisce, compromette le funzioni cognitive, cioè in qualche modo, detto in maniera molto superficiale, rende più stupidi, perché è un pensiero ossessivo che va a limitare, no, fra l'altro, non solo la performance cognitiva circostanziata, ma anche, della cosa più grave, la progettualità futura, cioè l'elemento cognitivo applicato a una progettualità futura, che è ciò che ti consentirebbe magari di uscire dal problema economico, perché magari sviluppi qualche strategia, dai il curriculum in giro, eccetera, eccetera. In questo clima di difficoltà economiche e di stordimento e in qualche modo di intontimento da problemi economici, si osserva l'emersione di, come modelli positivi, di modelli di gente che ha il cash, punto, e non altro se non il cash. E però va bene, perché alla fine poi dopo stai sereno ed è indubbio che avere dei soldi ti faccia stare più sereno. I soldi non danno la felicità, ma possono comprare le occasioni di trovarla, di cercarla. Senza soldi, in una società come la nostra, non sei più nessuno, non ti ascolta più nessuno. Vallo a trovare un amore, se veramente non hai un soldo in tasca e non ti puoi curare, c'è proprio anche poi una decadenza, cioè della cura del sé, del corpo, ci si imbruttisce. No, quello che volevo dire è che siccome si parla di narcisismo, è chiaro che poi in una società feroce, povera di base e quindi che vuole sfangarla, con una corsa dove la gente un po' anche implicitamente si calpesta, poi chi arriva non conta come sei arrivato, non conta come sei emerso, conta che sei emerso, a prescindere dai valori che porti. E naturalmente
queste dimensioni carismatiche portano con sé anche degli elementi narcisistici che diventano fattori pedagogici, però poi per i giovani e non solo per i giovani. Ok, un saluto e al prossimo video.